In Italia i soldi che i cittadini versano per pagare le imposte vanno quasi tutti allo Stato centrale, ben pochi restano sul territorio. Facciamo ora un esempio pratico. I 9.200 abitanti del comune di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano versano ogni anno imposte per 36.738.000 euro. Alla fine al comune restano solo 2.600.000 euro. Con questi soldi il sindaco non riesce nemmeno a pagare i costi fissi. Come può far fronte alle esigenze del suo comune? Asfaltare le strade, sistemare scuole e asili, tutto diventa impossibile. Questa è la dimostrazione pratica che in Italia i soldi non restano al territorio, ma vanno quasi tutti allo Stato centrale.